Amaldi, esercizio 24 sul torchio idraulico, pagina 153. Raggio dei due pistoni 20 cm 1 metro. Forza massima che si può applicare sul pistone piccolo 500 N. Qual è la massa che si può sollevare? Questo è il torchio idraulico, la massa da sollevare che è la nostra incognita. La forza esercitata dal meccanico e la forza amplificata esercitata sul pistone grande da parte dell'olio che è contenuto all'interno del torchio. Il rapporto delle aree, che sono dei cerchi, è uguale al quadrato del rapporto dei raggi. I raggi 100 cm, 20 cm, il rapporto è 5 al quadrato 25. Questo vuol dire che la forza che restituisce il sollevatore idraulico è amplificata di 25 volte rispetto alla forza fatta dal meccanico, quindi è 25 per 500 N, 12.500 N. La massa può quindi pesare fino a 12.500 newton e in tal caso rimane in equilibrio perché è sorretta con la stessa forza pari al suo peso. Se il peso della massa è 12.500 newton, la massa la troviamo dividendo per l'accelerazione di gravità, sono 1.276 newton. Siccome però i dati avevano due cifre significative sole, allora anche il risultato va dato con due cifre, quindi questa ne ha 4, 1,3 per 10 alla terza newton, cioè 1,3 kN.